La vicenda è accaduta nell'ottobre del 2022 all'istituto Viola Marchesini di Rovigo, dove la vittima prescelta da alcuni ragazzi è stata la propria docente, ripresa con dei cellulari nel momento in cui è stata colpita dai pallini di gomma di una pistola d'aria compressa mentre si trovava seduta alla cattedra, intenta a fare lezione. I colpi sono stati due. Uno è arrivato alla testa della docente e uno nell'occhio, cosa che ha portato la docente a recarsi al pronto soccorso a causa del forte dolore percepito. L'episodio è grave, non tanto per le conseguenze fisiche di cui ha sofferto la docente, ma per il fatto di essere stato premeditato da più studenti della classe che si sono organizzati e coalizzati per compierlo. A commentare l'accaduto è stato lo psichiatra Paolo Crepè, che ha affermato: una sola parola, anzi tre. Orrore, orrore, orrore. Se qualcuno riesce a minimizzare con la classica frase "ma sono solo ragazzi", dobbiamo preoccuparci. Non sono solo i ragazzi, sono degli irresponsabili totali di cui io come cittadino mi vergogno. E aggiunge: vedo un delirio di giovani maleducati, ignoranti come le talpe. I ragazzi hanno ragione a volere un mondo nuovo, ma non lo ottieni così. I genitori dei ragazzi sono sempre attaccati al telefono, sui social, su Instagram. Come possono essere educatori? Dopo qualche mese, le prime settimane di gennaio 2023, la prof ha deciso di denunciare tutti i 24 studenti di quella classe per i reati di lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale, diffamazione a mezzo social e atti persecutori. Nonostante gli studenti responsabili fossero stati sospesi dalla scuola per 5 giorni, il provvedimento non è stato mai attuato. Infatti, il genitore di uno dei ragazzi coinvolti ha fatto ricorso e ha ottenuto l'annullamento della misura. A quanto pare il testo della sospensione è stato scritto in modo errato. La docente non ha ancora ricevuto le scuse da parte di nessuno e ha riportato: finora mi hanno chiesto scusa solo un ragazzo e suo padre, gli altri no. Sono stati tutti colpevoli. Ad ogni modo, se lo vorranno, sono sempre disponibile a ricevere le loro scuse e spero avvenga. Un genitore invece accusa la scuola. Condanno la storia pesantemente, però devo dire che la scuola non è stata conciliante nell'aiutare le famiglie coinvolte a scusarsi con la professoressa. La docente ha espresso la sua amarezza. Sono passati 3 mesi da quel giorno e io non riesco più a tornare quella che ero. Sono cambiata, mi sono chiusa, non riesco a insegnare come prima. I ragazzi in generale mi fanno paura. E non dico solo quelli della classe che ho denunciato, parlo di tutti. Poi però devo anche ammettere che ci sono molti altri studenti che mi sono vicini. Sto cercando di risollevarmi, ma è faticoso. È come se si fosse rotto qualcosa. Insegno da oltre 20 anni. Ora non mi sento più la stessa. Ad intervenire anche il ministro dell'Istruzione e del Merito, che ha voluto innanzitutto esprimere la propria solidarietà e la propria vicinanza alla professoressa e all'intero corpo docente per il gravissimo episodio subito. Valditara ha convocato la preside al Ministero per martedì 24 gennaio, chiedendole una relazione ufficiale e dettagliata dei fatti, del contesto in cui sono maturati e della partecipazione dei genitori al percorso educativo dei figli. Solo nella giornata di lunedì 16 gennaio si è appreso che la sospensione è stata messa in atto. 5 giorni per lo studente che aveva sparato e per quello che aveva ripreso la scena con il cellulare, 2 giorni invece per il proprietario della pistola e per l'alunno che aveva poi lanciato la pistola stessa dalla finestra. Nel frattempo, l'avvocato della professoressa ha fatto sapere che sarà valutato se ritirare la querela a tutta la classe qualora dovessero arrivare scuse ufficiali da parte degli studenti.